Ciao a tutti, benvenuti su Magis of Lotus. Prima di iniziare questo nuovo fantastico video, vi ricordo che potete iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare se vi va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Perché vi ho mostrato questo fantastico box di Lord of the Rings, Tales of the Middle Earth. Allora, perché martedì alle 22 faremo una live in cui ne apriremo addirittura 3. Quindi potremo trovare qualche serializzata, speriamo che ci sia, però non è per nulla scontato purtroppo. E niente, quindi se volete seguire la live andate subito a seguirci su Twitch o su YouTube, tanto la live sarà in contemporanea su entrambe le piattaforme. Se volete supportarci potete anche abbonarvi su Twitch e YouTube, su YouTube al costo di 0,99 a partire da 0,99 e su Twitch invece gratis se avete Amazon Prime Video, quindi se volete supportarci fatelo. Guardate che belle le versioni poster, tutte queste potrebbero esserci in questi fantastici box. The War Ring è veramente incredibile, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Altra cosa importante, fantasyastore.it, uno dei store online più forti d'Italia, spedizioni in 24-48 ore. Codice sconto LOTUS5 per avere il 5% di sconto sui prodotti non scontati. Andate a vederlo perché è veramente un gran sito, sono dei bravissimi ragazzi e supportarli secondo noi è giusto, oltre che loro ci supportano veramente tantissimo. Allora, oggi di cosa parliamo? Parliamo dei Secret Layer. Questa notte o domani, non so bene a che ora ci sarà la release, uscirà un nuovo drop, il Winter Drop. Hanno spoilerato 5, se non sbaglio, Secret Layer. Non so se ce ne saranno altri. Se ce ne saranno altri, verranno spoilerati poi all'uscita. Ma intanto andiamo ad analizzare questi, perché mi avete chiesto se sono dei buoni investimenti. E in ogni drop vi faccio la mia analisi, per quanto riesco approfondita, su queste carte. Allora, ecco, questo Secret Layer, Hard Boiled Thrillers, potrebbe sembrare un Secret Layer un po' così, no? Con delle carte magari di primo impatto non così belle, così di valore. In realtà, per esempio, partiamo dalla prima, Reconnaissance, è una carta che non ha ristampe, ve l'ho già aperta qua, non ha ristampe ed era non comune che in inglese su Card Trader parte da 8 euro. Quindi è una carta che comunque ha un valore, una giocabilità e ha una richiesta. E la richiesta è data anche dal fatto, ripeto, che è 30 anni circa che non viene ristampata, 28-30 anni che non viene ristampata. Non ha una versione foil, quindi questa versione qua, essendo carina, perché anche queste versioni tipo poster dei film, cose di questo tipo, ne sono già uscite in passato e tendenzialmente sono andate bene. Quindi abbiamo già uno storico. Ricordiamo che questi Secret Layer saranno disponibili da 5 febbraio al 3 marzo. Non ho idea se siano limitati, non ho trovato informazioni, ma credo di sì, però non sono sicuro. Quindi la data è indicativa alla fine, credo, però vedremo domani, per sicurezza. Se sono limitati, raga, potrebbero finire il 6 come non finire mai, quindi fate attenzione, se volete acquistarli, acquistateli perché altrimenti poi avranno dei prezzi più alti. Allora, Reconnaissance, quindi comunque una carta che avrà un valore, cioè magari per tanti può essere una carta che non ha appeal, ma in realtà ha molto appeal. Prima versione foil, ma è ristampata, ottima carta. Jace, Wielder of Mysteries, bellissima, bellissima versione, carta giocata, ragazzi, scomba, si gioca, si può giocare anche in più formati. Bella, bella carta, bella versione. Veramente bomba, quindi questa credo che avrà un valore veramente buono, quindi ottima carta. Black Market, Staples di Commander Multiplayer, tendenzialmente, quindi carta bella, il disegno bellissimo, secondo me è molto 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 bello, con questo teschio viola che richiama Images of Lotus, questo nero e viola. Scherzo. Comunque anche questa è un'ottima carta, una carta sempre richiesta, non ha un valore così alto perché è stata ristampata diverse volte, però in questa versione secondo me varrà bei soldi. Dire Undercurrents, ve l'ho aperta qua, vi chiudo l'altra. Eccola qua, questa è una carta Shadowmoor, senza ristampe, e anche questa in inglese parte da 7.11 su Card Trader. Quando una creatura blu entra in gioco sotto il nostro controllo, un giocatore pesca una carta. Quando una creatura nera entra sotto il nostro controllo, possiamo far scartare una carta. 5 mana. Capite bene che in un formato lento come Commander Multi questa carta è veramente forte. Fa un value veramente assurdo, no? Ogni creatura blu. E se fate creature blu-nere, fanno ambedue gli effetti. Quindi ottima, ottima carta. Perché vale così tanto? Perché non ha ricevuto ristampe. Altrimenti sarebbe una carta da meno euro, però, eh.
Questo lo voglio sottolineare. Però questa versione, eccola qua, a me non dispiace, ma non mi fa impazzire. Beh, bella, no, è bella, dai, bella, bella, dai, bella anche questa. Comunque, questa versione foil sicuramente avrà appeal. Quindi anche questa è una carta di valore. Obeka Brute Chronologist. Allora, questa qua invece è una carta che non vale molto. Vedete che sta sui 20 centesimi, 30 centesimi. Però quando è uscita ha creato un archetipo. Perché dice, la tappiamo e il turno di un giocatore finisce. Quindi se noi abbiamo tutte quelle carte che ci dicono alla fine del turno muori, alla fine del turno scarta la tua mano, alla fine del turno fai questo, alla fine del turno fai quell'altro, tutti effetti negativi ovviamente, con questa carta possiamo prevenirli. Quindi si è creato un archetipo di Commander Multi con questa carta come comandante. Quindi è normalissimo che stia bassissima la versione normale, perché è comunque una nicchia, ma questa versione qua potrebbe stare alta. Quindi feedback totale di questa Secret Lair Hard Boiled Thrillers, devo dire, anche se non sembrava magari a molti, in realtà è un ottimo Secret Lair. Almeno secondo me, poi vedremo. Allora, qua abbiamo invece il Winter Super Drop classico e abbiamo la Simian Spirit Guide in questa versione un po' particolare. Questo a me piace, però magari ad alcuni non piace. Comunque, Scimmia Spirito Guida, carta bannata in Modern, carta che si può giocare in Pauper e in Commander Multi, anche in Commander in generale, anche in Legacy, credo che sia regale, poi non so quanto si giochi. Comunque una buona stampa, non credo che avrà prezzi folli, però magari 10-12 euro li può anche avere. Price of Thralls, carta multiplayer. Non dovrebbe avere un valore chissà quanto alto. Eccola qua, ve la apro perché non mi sono dimenticato di aprirla. Price of Thralls, eccolo qua. Mai ristampata. No, anche questa è alta. In inglese siamo sui 4-5 euro. Quando un permanente di un opponente va nel cimitero, mettiamo quella carta sotto il nostro controllo a meno che lui paghi 3 vite. Quindi carta che comunque ha un valore, e questa versione devo dire che mi piace molto di questo demone. Arcane Denial, carta giocata in Commander, quindi buona carta, la versione anche carina. Nightscape Familiar, ecco, c'è tutto un ciclo di Familiar. Potevano mettere quello bianco, che è giocato in... ma lo metteranno in futuro sicuramente, che è giocato in Pauper. Questo nero, in realtà, che io sappia, si gioca veramente poco. In realtà non è scarso perché ci sconta le blu e le red, e lui è nero, quindi ottima carta perché sono i colori belli, no? Blu, rosso, nero, sono colori tutti forti. Tappiamo due e lo rigeneriamo, quindi si rigenera anche, quindi è una creatura che ci sconta le spell, ma si rigenera anche, quindi anche questa non credo che avrà un valore chissà quanto alto. Il disegno è molto, molto bello, secondo me. La versione è molto, molto bella, però boh, non, a livello di valore non credo. Altra carta invece che non ha una ristampa. Non ha una stampa foil ed ha una monostampa, è Rain of Field. Allora, questo Secret Lair è particolare per me perché ha due carte che gioco in Commander Centurion. Perché io gioco BR Storm e gioco sia la Scimmia Spirito Guida che il Rain of Field. Quindi ho ambe due le carte, quindi questo qua per forza lo dovrò prendere. Vi consiglio sempre di prendere dei bundle che vi scontano il costo totale dei Secret Lair. Secondo me la cosa migliore è prendete il bundle, magari ce n'è uno non bellissimo, ma magari vi sembra non bellissimo, e poi l'uscita in realtà ha comunque un valore. Quindi il bundle con lo sconto extra, qualsiasi bundle sia, secondo me è la scelta migliore. Comunque, Rain of Field, disegno che mi piace un sacco, non vedo l'ora di averla perché mi fa impazzire. Veramente troppo, troppo bello. Allora, quindi valutazione totale su questo Secret Lair. A livello visivo mi piace tantissimo. A livello di carte, ha delle carte come Scimmia e Rain of Field che avranno un valore. Price of Thralls anche, probabilmente. Nightscape un po' meno. E Arcane Denial vediamo. Arcane Denial è un po' un mistero. Dipende su quanto piace, quanto non piace. Però credo che possa avere un valore anche quello. Quindi il feedback anche su questo Secret Lair devo dire che è positivo. Mi piace molto. Secondo me avranno un valore. Un altro Just Add Milk, Second Helping, infatti c'è scritto Second Helping, perché era già uscito, quello con Ulamog, The Chaseless Hunger, queste carte con la fame. Allora, andiamo a vedere cosa c'è. A me piacciono un sacco, ve lo apro, eccolo qua. Abbiamo Adrix and New Twincaster, carta, se non sbaglio, mai ristampata e non dovrebbe essere neanche una carta così vecchia, ma che ha un valore, ve la apro per sicurezza. Adrix, tanto la troviamo subito, eccola qua. Eccola qua, Adrix. Ah no, l'hanno ristampata in Commander Murder Scarlo. Ah, quindi l'hanno ristampata proprio adesso. E poi era di Commander Strixhaven, dei Collector Strixhaven. Vedete che è scesa a 4,50 euro. Ecco, questa cosa qua io non la capirò mai della Wizard. Vorrei provare a chiederlo a qualcuno.
che crea i prodotti perché non ha davvero senso. Cioè, tu ristampi Adrix nel Commander di Mardor Carlov che sta uscendo in questi giorni, e negli stessi giorni fai uscire Adrix in un Secret Layer. Cosa non sensata, perché Togliapil ha entrambe due le versioni, no? Sia questa che sta uscendo, sia quella dei Commander Carlov che sta uscendo in questi giorni. Comunque, per me è senza senso, però. Beh, disegno stupendo, ragazzi. Io sono un fan di questa versione Just Add Milk. Mi piace un sacco che le carte abbiano una parte di dietro e una parte davanti. Quindi sono veramente un fan pazzesco. Questa Adrix e Niv mi piacciono tantissimo. Quindi, ottima carta. Il Varro, come abbiamo visto, si assesta comunque sui 5 euro circa nella versione regular, e questa potrebbe andare a di più. Poi abbiamo Krark, The Tumbless, 2-2 a costo 2, carta che ha a che fare con il lancio delle monete. Ve la apro. Krark, eccola qua. Eccolo qua, The Tumbless, che aveva già una versione Secret Layer perché era stato messo nel Secret Layer del lancio delle monete. Ma la versione normale, questa qua, ha un valore misero, perché comunque stiamo parlando di 50 centesimi. Quando castiamo un Instant Sorcery e lanciamo una moneta, se perdiamo la moneta, torna in mano. Se la vinciamo, la copiamo e scegliamo nuovi target. Ha partner, quindi può essere un nostro comandante assieme a un altro partner. Carta che per chi la gioca può essere molto molto richiesta questa versione qua, quindi non mi stupirei se avesse comunque un valore decente. Poi abbiamo la bomba di questo Secret Layer, che è Sakashima of Thousand Faces. È una carta che vale già tanti soldi. Il disegno a me sembra bellissimo, veramente eccezionale, quindi non ho dubbi che questa carta varrà. Ottima ottima carta. E devo dire che l'ultima invece, Yargon di Urborg, 9-3, no effect, un po' una meme card. Ci potete, tra virgolette, scombare raddoppiandogli la forza, dandogli trample, tutto quello che volete con Berserk, tutto quello che volete, però la carta è un po' un meme, no? È un 9-3, no effect. Il disegno è molto bello. Devo dire che questo Secret Layer mi piace tantissimo a livello visivo. Le carte, per mio gusto personale, non mi servivano, cioè né Adrix, né Krark, né Sakashima, né Yargol. Però devo dire che con Sakashima e Adrix il valore è abbastanza garantito. Sono due carte comunque che hanno un valore alto e sono richieste. Vedremo se ci sarà una bonus card come queste, ma non credo. Credo che la bonus card sia un elfo o una, se avete più fortuna, una delle carte limitate che si possono trovare nei Secret Layer. Passiamo a Showcase Murders at Carlov Manor. Allora, sono in versione indizi, quindi questa versione qua che è presente nell'espansione. Andiamo a vedere le carte abbastanza rapidamente. Abbiamo Grenzo, allora vediamo qua, non me lo apre, quindi lo terremo così. Abbiamo Grenzo Dungeon Warden, quindi possibile comandante di Mazzo Goblin in Commander. Buona carta, il disegno mi piace, non mi dis il disegno mi piace molto in realtà, il layout a me non fa impazzire. Scrivetemi nei commenti se vi piace a voi, a me non fa impazzire. Anawon the Ruined Thief, un lord dei rogue, questo ve l'ho aperto. Il valore è veramente basso, però non mi stupirei, essendo un lord dei rogue e un possibile commander, non mi stupirei se comunque valesse 6, 7, 8 euro, ok? Quindi bisogna un po' vedere, perché se poi ci sono anche pochi appassionati che vogliono montare rogue in commander e vogliono lui come comandante, il prezzo sale sempre. Poi abbiamo Gonti, Lord of Luxury, una buona carta, però devo dire che è una carta che, boh, cioè nei formati 4x non si vede più, si vede praticamente niente. In Commander non so quanto si giochi, boh, non lo so. Queste tre carte non mi convincono per niente. La bomba del Secret Layer è Vidis, Broker of Blood. Questa invece è una staples in Commander Multi, una carta veramente forte, e questa avrà un valore veramente altissimo. Credo io, veramente alto. Anche perché il resto di Secret Layer fa cagare. Quindi, allora, il feedback su questo Secret Layer è negativo, invece. Non mi piace il layout, non mi piacciono le carte. Bilis, ottima carta, però probabilmente lui varrà tanto, le altre varranno poco. Quindi, boh, vediamo, vediamo. Allora, altro e ultimo Secret Layer, poi vi parlo di un altro Secret Layer, ma che non è presente in questo drop. Voracious Hydra, queste versioni a me non fanno impazzire, per niente. Tra l'altro credo che una promo di questo Secret Layer qua sarà una di queste carte in versione in bianco e nero. Capita spesso
che facciano così, quindi. Allora, Voracious Hydra, in realtà la carta è buona, è una buona Hydra perché entra in gioco con i segnalini, può lottare, può raddoppiare i segnalini, quindi comunque è un'ottima carta. Questa per te non mi fa impazzire, potrebbe valere qualche euro. Poi abbiamo Scourge of Valkas, che potrebbe essere una delle carte di maggior valore di questo Secret Lair, perché è una staples in Werdraco, no? Se giocate un mazza draghi, lo volete. Quando entra lui o quando un altro drago entra in gioco, infliggiamo X danni, dove X è il numero di draghi, a un qualsiasi target. Poi prende anche più 1 più 0 con un rosso, quindi è una carta veramente fortissima. Questa non mi fa impazzire, ma non mi dispiace neanche troppo. È abbastanza neutro come impressione, come disegno. Per gli Guardian invece mi piace un sacco, il disegno è veramente bellissimo secondo me, la carta è forte, non è che si giochi chissà quanto adesso, però in passato si è giocata, qualche combo c'è, potete giocarla in Commander, magari un po' di valore ce l'avrà. Peregrine Drake, carta forte che però non ha più una casa da un po' di tempo, quindi non ha più un formato dove si gioca, è dominante, probabilmente si gioca un po' in multiplayer per scombare, però. Non lo so, anche il disegno non mi dispiace, però anche qui non mi fa impazzire. Ultima carta, Serpent of Yawing Depths. Kraken, Leviathan, Octopus e Serpent You Control non possono essere bloccati da nessuno praticamente. Se giocate mazzo serpenti, Octopus, eccetera, ci sta. Il disegno non, anche qui non mi fa impazzire e non mi piace chissà quanto. Allora, valutazione totale sul Secret Lair, secondo me medio bassa, se non bassa. Questi ultimi due Secret Lair che vi ho fatto vedere sono quelli che mi piacciono meno e sinceramente non investirei specificatamente in questi. Però, ripeto, se volete prendere un bundle grosso dove ci sono tutti i Secret Lair, secondo me ci può stare comunque perché alla fine questi, è vero, non hanno un valore chissà quanto alto, però li pagate anche poco, quindi poi fate valore con gli altri. Se invece volete puntare sui singoli, i primi che vi ho detto sono i migliori. Vi faccio vedere anche questo Secret Lair, Inspiring Overseer, questa carta che è una giocabile in Angeli, Pauper, Commander, boh, potete provarla in questi tre formati, se non erro, Consider, eccolo qua, una versione un po' incasinata, Reckless Firewall, carta che scomba in Commander, Price of Glory, altra carta da Commander, Acroma Memorial, altra carta da Commander. Allora, queste carte qua però non sono di un Secret Lair normale, ma lo potete trovare solo ad alcuni eventi specifici. Al Magic con Amsterdam e poi in altre situazioni particolari che fa la Wizard. Quindi comunque sarà limitato, sarà molto limitato, 43,85 il costo in euro al Magic con. E quindi se vi capita di passare da Amsterdam per fare il Magic Con. Io ci avevo pensato, però alla fine purtroppo conviene secondo me fare i Magic Con. Ve li consiglio, io non ho mai fatto uno, però ho visto quanta roba c'è con i vari bundle che potete comprare, che ovviamente sono cari, però dentro c'è veramente tantissima roba, collector di Modern Horizon 3, Sealed a manetta, eccetera. E se vi capita e potete farlo economicamente, fateli i Magic Con perché sono veramente una figata pazzesca. Allora, siamo giunti alla conclusione di questo video, spero vi sia piaciuto. Fatemi sapere nei commenti quale Secret Lair che vi piace di più, perché sono veramente curioso. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, commentate se vi va e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!